Quando ero bambino, la liturgia era ancora in latino e all'interno della liturgia in latino spesso c'era il canto del Kyrie eleison, che sarebbe poi in greco, ma comunque un canto, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, grande fascino, una sorta di mantra ripetuto. Ho poi scoperto che Kyrie eleison significa: Signore, mostra la tua benevolenza. Benevolenza che io tradurrei come mostra la tua gentilezza amorevole. Riflettevo su quanto noi esseri umani abbiamo bisogno di gentilezza amorevole, di attenzione affettuosa. Abbiamo bisogno di essere accolti, compresi, perdonati. Ne abbiamo bisogno da Dio, se crediamo in Dio, ma ne abbiamo anche bisogno da parte degli altri. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guardi con sguardo amorevole, che ci accetti per ciò che noi siamo. Abbiamo bisogno di gentilezza amorevole. Gentilezza amorevole, la tradizione buddista, in sanscrito si chiama Maitri, che è la radice di Maitreya, il Buddha del futuro. L'intuizione è l'immagine simbolica, è che in un futuro abbiamo bisogno di un Buddha amorevole che ci aiuti a risollevarci dalla pesantezza della nostra vita, dai nostri dolori, dalle nostre sofferenze, dalle nostre stupidità, dalle nostre nevrosi. Abbiamo bisogno di eleison, di benevolenza, di gentilezza amorevole. Ognuno di noi ne ha bisogno. Consciamente o inconsciamente, tutto il nostro vivere è un ripetere inconsapevolmente Kyrie eleison. Mostrami un po' di gentilezza amorevole, un po' di benevolenza. Tutto il nostro essere nel mondo è un chiedere in qualche modo attenzione amorevole da parte degli altri. Benevolenza, perdono, disponibilità. Prima lo comprendiamo meglio, perché se lo comprendiamo allora ci rendiamo conto che a nostra volta dobbiamo dare gentilezza amorevole, benevolenza agli altri, perché gli altri hanno il medesimo bisogno che abbiamo noi. Se ognuno di noi imparasse a donare gentilezza amorevole e benevolenza, e dall'altro lato, a questo punto, fosse disposta a riceverlo, il nostro mondo sarebbe molto più dolce, molto più equilibrato, molto più piacevole. Cerchiamo di imparare quindi la lezione di questo antico mantra, Kyrie eleison. Chiediamo benevolenza, chiediamo gentilezza amorevole, ma anche diamo benevolenza e gentilezza amorevole. Creiamo una rete di relazioni che siano basate sulla benevolenza e sulla gentilezza amorevole e non sull'aggressività, sul sopruso o quant'altro, come purtroppo troppo spesso accade nel nostro mondo. Ricordiamoci questo antico mantra e traiamone insegnamento.
Kyrie.